Qui sul tubo si viene sempre tempestati da tutti, incluso il sottoscritto, sull'importanza di investire i propri soldi nella formazione finanziaria. Oramai è un classico video che tutti i canali hanno, incluso il mio ovviamente, ma a questo punto vorrei alzare leggermente il tono della conversazione, riportando alcuni studi che dimostrano che è falso che investire in formazione finanziaria sia importante. Da questi studi invece si scopre che se non ti formerai in maniera opportuna, sei particolarmente e praticamente fregato per sempre. Ciao a tutti e bentornati sul canale Io Risparmio. Io come sempre sono Pasquale, il vostro investitore e risparmiatore della porta accanto, nonché educatore finanziario AIF ed autore del libro Da meno 35.000 a zero in 18 mesi, libro del quale trovi qui sotto il link, nel caso tu lo volessi acquistare, dove vado a raccontarti la mia personalissima esperienza da essere un addebitato seriale a diventare un investitore e risparmiatore consapevole. Trovi link sia per la versione cartacea che per quella Kindle qui sotto. Investire nella propria formazione finanziaria è il migliore investimento che si possa fare, o perlomeno così si sente sempre dire in giro. Il poter essere consapevoli di tutto quello che ci circonda finanziariamente ci aiuta ad essere persone anche più capaci di gestire il proprio denaro, i propri risparmi e i propri investimenti quando questi siano presenti. Ci autoflagelliamo in Italia definendoci poco preparati in materia, ma vi posso assicurare, e fa specie sapere, che secondo gli studi che ho utilizzato, dei quali vi vado ovviamente a lasciare per tutti quanti i link nella descrizione e nel primo commento pinnato di questo video, i 2/3 della popolazione mondiale non hanno una adeguata cultura finanziaria. Roba da fare accapponare la pelle, come diceva un comico. Definiamo l'educazione finanziaria, quel processo mediante il quale i consumatori, investitori, migliorano le proprie condizioni e cognizioni riguardo ai prodotti, concetti e rischi in campo finanziario e grazie a informazioni, istruzioni e anche o consigli imparziali sviluppano la propria abilità e la fiducia nei propri mezzi necessari ad acquisire maggiore consapevolezza delle opportunità e dei rischi finanziari, a fare scelte informate, a sapere dove rivolgersi per assistenza e a prendere altre iniziative efficaci per il miglioramento del proprio benessere finanziario. Obiettivi che a volte sono molto difficili da raggiungere perché noi andiamo solo a pensare che al massimo non sappiamo investire i soldi, ma da uno degli studi che vi cito oggi, quelli in particolare di questo qui, del Boston College, da parte del suo Centro per le Ricerche per la Pensione, il Center for Retirement Research, ne viene fuori un quadro allarmante. Dallo studio che si intitola The Causes and Consequences of Financial Fraud Among Older Americans, Cause e conseguenze delle frodi finanziarie per gli anziani americani, si evince che le frodi finanziarie siano una grave minaccia per gli americani più anziani e si prevede che questo problema cresca man mano che la generazione dei baby boomers va in pensione e più pensionati iniziano a gestire le loro pensioni private alternative. Dagli studi si evince che si sviluppa una diminuzione della cognizione che è associata a punteggi di suscettibilità alle truffe più elevate ed è predittiva della vittimizzazione delle frodi. È molto probabile che aumentare la conoscenza finanziaria delle persone più anziane le aiuti a proteggersi da diventare vittime di frodi finanziarie. Per tornare a noi in Italia, basti pensare alla moltitudine di truffe fatte telefonicamente o tramite televendite, che ovviamente non avvengono solamente in Italia. Nei casi in cui non è possibile aumentare la conoscenza finanziaria, una maggiore consapevolezza dei propri limiti può aiutare a proteggersi dagli effetti dannosi della eccessiva fiducia. Un altro importante tassello riguarda il debito, cosa che mi tocca particolarmente, come ben sapete, per chi mi segue ovviamente. Ho una brutta storia passata di debiti e questo studio mi avrebbe potuto aiutare tantissimo in passato. Si intitola Debt Literacy, Financial Experience and Overdebtedness. Educazione al debito, esperienze finanziarie ed eccessivo indebitamento, redatto dalla Università di Cambridge e pubblicato dal Journal of Pension Economics and Finance. Nello studio si analizza un campione nazionale di americani rispetto alla loro alfabetizzazione al debito, alle esperienze finanziarie e ai loro giudizi sull'entità e sul loro indebitamento. L'alfabetizzazione al debito è una componente di una più ampia comprensione finanziaria che misura la conoscenza del debito e la conoscenza finanziaria autovalutata. Le esperienze finanziarie sono le esperienze riportate dai partecipanti con prestiti tradizionali, prestiti alternativi e investimenti. Il sovraindebitamento è una misura autodichiarata. L'alfabetizzazione al debito è bassa, con solo circa un terzo della popolazione che comprende le basi dell'aggregazione degli interessi. Anche dopo aver controllato dati demografici, lo studio trova una forte relazione fra l'alfabetizzazione al debito e le esperienze finanziarie che i carichi di debito possono avere.
Gli individui con livelli bassi di alfabetizzazione al debito tendono a effettuare transazioni in modo che sono ad alto costo, anche incorrendo in commissioni più elevate e utilizzando prestiti ad alto costo. Nello studio viene anche fornita una stima approssimativa delle implicazioni nazionali dell'ignoranza che vi è nei confronti del debito sui costi delle carte di credito anche dalla parte dei consumatori. Le persone meno informate riferiscono anche che i loro debiti sono eccessivi o che non sono in grado di giudicare la loro posizione debitoria e questo sinceramente mi mette i brividi. Ma qual è invece la relazione riguardo agli investimenti, alla posizione che viene presa nel mercato azionario in relazione alla formazione finanziaria? In questo contesto molte volte si è sentito dire che molti investono solo perché hanno sentito parlare di questa o di quell'azione da parte ad esempio di uno youtuber come posso essere io o di un fuffaguru o di altro. Lo studio commissariato dalla Nederlandsche Bank e pubblicato dal Journal of Financial Economics si intitola Financial Literacy and Stock Market Participation, per cui educazione finanziaria e partecipazione al mercato azionario. Nello studio vengono usati due moduli da fare compilare a delle persone per misurare la loro alfabetizzazione finanziaria e studiare la sua loro relazione con la partecipazione al mercato azionario. Lo studio scopre che la maggior parte degli intervistati mostra conoscenze finanziarie di base e una certa comprensione di concetti come l'aggregazione degli interessi, l'inflazione e il valore temporale del denaro. Tuttavia pochissimi vanno oltre questi concetti di base. Molti intervistati non conoscono la differenza fra obbligazioni e azioni, la relazione tra i prezzi delle obbligazioni e i tassi di interesse e le basi della diversificazione del rischio. Ancora più importante è la alfabetizzazione finanziaria che influisce sul processo decisionale finanziario. Coloro che hanno un basso livello di alfabetizzazione finanziaria hanno molte meno probabilità di investire in azioni. Insomma, per stringere, anche se molti di noi fanno video sulla educazione finanziaria come parte importante per crescere finanziariamente, non è solo questo. Si evince che l'aspetto più importante è quello di non cadere in disgrazia. Bene, fammi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensi di questi studi e di queste considerazioni, lasciandomi magari un bel commento qui sotto per interlacciare una conversazione. Se questo video è stato di tuo gradimento ti chiedo per favore di supportarmi veramente con pochissimo, lasciando un bel pollice in su per l'algoritmo YouTube per farmi crescere su questa piattaforma. A te costa veramente un attimo, ma per me significa veramente il mondo. Se poi sei nuovo su questo canale ti chiedo per cortesia di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche affinché tu non possa rischiare di perderti nessun contenuto pubblicato successivamente. Bene, anche per oggi è tutto, non mi resta solo che salutarti e dirti arrivederci a un nuovissimo video. Ciao, a presto!